Benvenuti cari fratelli e sorelle a questo momento di ascolto della parola del Signore in questo, in questo venerdì della quinta settimana di questo tempo ordinario. Il Vangelo di oggi è tratto da Marco, capitolo 7, versetti dal 31 fino al 37. Parleremo oggi sulla guarigione di un sordo muto. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di ascoltare. Vi ricordo che vi dovete iscrivere al nostro canale di evangelizzazione. Iscriviti e attiva le notifiche, così non ti perdi nulla. Devi lasciarci anche un mi piace, un like, così ci aiuti ad arrivare a più persone. Bene, chiediamo al Signore che ci dia lo Spirito Santo per ascoltare questa parola, che venga con questo effatà, no? Che significa apriti. Che sia questo anche per noi il nostro cuore, la nostra vita, la disposizione, l'apertura alla vita. Bene. Manda il tuo Spirito, Signore, che venga a rinnovare la faccia della terra e che rinnovi il nostro cuore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Bene. Cari fratelli, quanto sia importante l'incontro con il Signore, questo incontro personale. Vediamo un gesto bellissimo che a volte non si dice, non si parla, non si sottolinea, perché ci centriamo molto sul fatto del effata, no? Dell'effata, e lasciamo perdere questo altro aspetto dell'incontro. Bene, allora il Signore sta in un costante movimento, Ci siamo resi conto che in questi giorni Cristo sale sulla barca, va di là, torna qua, viene a Nazareth, poi va alla Decapoli, scaccia i demoni, le mette nei porci, eccetera. Gesù non si ferma mai. Gesù va sempre a cercare la pecora perduta. Oggi lo troviamo nella regione di Tiro, passando per Sidone, proprio nel territorio, no? Della Decapoli, cioè territorio nettamente pagano. Quindi questa è la prima cosa. Vuol dire che Cristo vuole avere un incontro con noi, un incontro personale. Ma li portarono un sordo muto. Sapete che nella tradizione biblica, cioè anche per il popolo di Israele, in quel periodo, un sordo muto era considerato qualcosa di simile a un minorenne, no? Un infantile, pure un malato mentale. Un sordo muto, c'è una cosa tremenda perché non sentire, non udire, di conseguenza non puoi parlare. Cosa parli se non hai ascoltato niente? Questo è interessante, è perché è un aspetto importante per la vita cristiana. Ascoltare e proclamare, ascoltare e predicare, parlare, rendere testimonianza con la nostra lingua e con le nostre opere. Allora, un sordo muto era considerato questo, e quindi lo portano da Gesù e li pregano di imporgli la mano, no? La mano potente, il braccio potente che libera il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Viene Cristo allora con questo braccio, con questa mano, con il potere dello Spirito Santo, per liberare gli uomini, farli passare da una situazione di morte a una situazione nuova, a una situazione di vita. E
E allora lo prese in disparte, lontano dalla folla. Perché? Perché la guarigione implica un incontro personale con il Signore. Questo sordo muto che soffriva questo male, Cristo sente compassione di lui. Ecco perché poi farà un sospiro. Questo è il simbolo della compassione. E vuole stare da solo con lui, lo mette in disparte a questo sordo muto. Magari oggi il Signore attraverso questa parola ci mette in disparte e ci parla al cuore, ci parla alla nostra vita. Tu sei sordo muto? Non sei capace di udire? Non sei capace di ascoltare? Non sei capace di lasciarti amare per proclamare questa misericordia, per proclamare questo amore? Non siamo capaci? Allora mettete in disparte attraverso questa parola con il Signore. Il Signore farà tutti questi gesti con te. Dice, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Sapete che la saliva rappresenta lo spirito, diciamo così, solidificato, cioè qualcosa di solido, lo spirito, no? La saliva. E questo è un simbolo interessante, perché? Perché Cristo con la saliva tocca la sua lingua, gli dà del suo spirito, gli dà la possibilità di un nuovo rapporto con Dio, di un nuovo modo di parlare che va al di là della incapacità, no? Di questo sordo muto. E Cristo proclama questo fatto con una preghiera, guardando verso il cielo, cioè una preghiera al Padre, perché la compassione di Cristo è sempre in favore del malato, ma sempre pensando al potere del Padre, causa di tutto. E quindi è Lui che mostra la sua compassione, è Lui che mostra la sua misericordia attraverso Cristo. E dice Effata, cioè abriti. Questo abriti è qualcosa che ci deve commuovere, diciamo, chiamare a conversione, abriti, Effata. Sapete che questo all'inizio del cristianesimo formava parte del rito battesimale. E era un momento importante, perché? Perché tu ti apri a che cosa? All'ascolto della parola del Signore, a questa predicazione che è vita, che fa crescere Cristo dentro di noi. Quindi Effata, abriti, abriti alla novità, abriti all'amore, abriti alla misericordia, abriti alla conversione, non avere paura. Perciò una volta che agisce il potere di Cristo sulla nostra vita, si scioglie il nodo della lingua, cioè tu puoi parlare correttamente, cioè rendere testimonianza, annunciare le meraviglie che Dio ha fatto con te. Questo significa parlare correttamente, dire la verità, rendere testimonianza. Allora questo ci porta allo stupore, cioè alla sorpresa, alla novità, per dire anche con questi, ha fatto bene ogni cosa. Sì, le cose che non capiamo, magari il Signore le ha fatto bene. Questo è il motivo della fede, questo lo muove la nostra fede. Perché? Perché fa udire i sordi e fa parlare i muti. Perché? Perché il Signore si vuole manifestare a tutti gli uomini tramite te, tramite me. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, fratelli, vi ricordo che dovete lasciarci un mi piace, iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche. Fallo, così possiamo arrivare a più persone. Non dimenticare anche di condividere questo video con più persone. Copia il link, incollalo nel social, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook. Lo puoi fare tu. Ci deve aiutare a questo, no? Per arrivare a più persone. E poi lasciate le vostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti. Oggi venerdì, puoi dire anche da dove ci scrivi, di che parrocchia, di che parte, che ne so. Lasciate un po' di saluti anche qui sotto nei commenti. Un abbraccio a tutti, ci vediamo lunedì, a Dio piacendo. Desidero per voi un bellissimo fine settimana e soprattutto una bellissima domenica. Felice domenica insieme alla famiglia, domenica giorno del Signore. Un abbraccio.